Si è aperta a Londra la conferenza dei donatori per la crisi umanitaria in Siria. La Germania ha già promesso 2,3 miliardi di euro entro il 2018. Fra le 70 delegazioni, fra cui quella della Giordania, che si fa carico di una parte importante del flusso dei rifugiati ed ha chiesto aiuto, il Regno Unito, paese ospite, è disposto a mettere sul tavolo 1,6 miliardi di euro. L'obiettivo degli organizzatori è quello di raccogliere almeno l'equivalente di 8,3 miliardi di euro. Per convincere i delegati, la giovane premio Nobel per la pace, la pakistana Malala Yousafzai, ha presentato la coetanea Mazun Al-Melahan, una ragazza rifugiata che si batte, come Malala, per il diritto all'istruzione. One day, when I am a journalist, un giorno, quando sarò giornalista, scriverò un articolo per raccontare come i bambini siriani siano tornati a casa per rimettere in sesto il loro paese. Spero che questa storia cominci con voi oggi. L'Italia ha promesso aiuti in 3 anni per l'equivalente di quasi 360 milioni di euro.